Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul sagrato di San Pio da Pietrelcina. In questi giorni di ottobre caldo, che dà l'opportunità a tanti pellegrini di essere qui. Siamo a metà ottobre e ci piace oggi qui ricordare quanto era importante anche la sua Pietrelcina, quanto era importante quando ricordava insieme a confratelli, familiari, amici, quello che accadeva a Pietrelcina. Beata te Pietrelcina è un testo che ci racconta tanti fatti, tanti aneddoti, e con il pensiero vogliamo ritornare a quei tempi. Ad esempio, quando Francesco giocava con i suoi amici e si divertiva, soprattutto quando arrivava il tempo natalizio, con la creta modellava dei pastorelli. Si lavorava un bel bambinello, che per Francesco non era mai bello, lo doveva sempre fare e rifare. I pastori erano pochi, perché lo spazio disponibile per il presepe in casa Frogione era una piccola nicchia rettangolare che veniva scavata in una parete. Così proprio diceva Virginia Faella, una coetanea di Francesco Forgione, e li modellava con la creta, personalmente, proprio Francesco. Una cura particolare era riservata al bambinello, racconta Mercurio. Quando ne aveva fatto uno, lo metteva sul palmo della mano, lo guardava a lungo e poi diceva: non è venuto come volevo io. E allora di nuovo rimpastava la creta per farne ancora uno più bello. Luigi Orlando dice: durante il pascolo ci divertivamo con la creta, facendo cassette, carretti e altri oggetti. Francesco plasmava sempre San Michele con una bilancia di paglia in mano. Alla mia osservazione, attesta proprio Luigi Orlando, perché faceva sempre lo stesso angelo, lui rispondeva: è lui, guardalo, è lui, San Michele, che dovrà pensare per le nostre anime. Ecco, quando l'amico, continua proprio Luigi in questo racconto, vedeva o sentiva delle cose non piacevoli dei fanciulli coetanei, li richiamava, se ne andava lontano. Una volta colpì una lucertola con una pietra, sempre Luigi, e Francesco se ne dispiacque. Infatti lui dice: mi richiamò perché avevo fatto del male ad un animale creato da Dio. Un'altra volta presi due uccellini su cinque mentre Francesco dormiva, perché andando in cerca di uccelli egli non voleva che si catturassero. Sentendo il lamento dell'uccello madre, che rivoleva la liberazione dei piccoli rubati dal nido, mi rimproverò: cosa direbbe tua mamma se ti vedesse rapire da altri?